Stai facendo progressi? Questa è una domanda abbastanza subdola perché molte persone hanno la sensazione di procedere in maniera troppo lenta. Spesso perché si confrontano ad altre persone e vedono situazioni diverse, persone diverse con caratteristiche diverse, viaggiare a una velocità diversa e vorrebbero fare altrettanto. Però è estremamente improbabile trovare due situazioni molto simili, nel senso che guardo un mio concorrente che è nel mercato da 10 anni, ha alle spalle una base economica, una solidità economica esagerata, milioni da investire, ha già un'azienda che fattura milioni, non posso pretendere, se io oggi parto da zero, di andare allo stesso modo, perché la situazione è totalmente diversa. Quindi nel momento che ci paragoniamo agli altri, se vogliamo farlo, e io lo sconsiglio assolutamente, dovremmo confrontarci con persone che hanno esattamente la stessa nostra situazione, cosa praticamente impossibile. Quindi quello che dovresti fare è, punto numero uno, iniziare a misurare ciò che fai. Come? Dipende ovviamente da quello che vuoi fare. Quindi quali sono gli obiettivi che vuoi ottenere? Qual è il tuo scopo? Vuoi avere più clienti? Vuoi perdere peso? Vuoi avere un brand riconosciuto? Non importa. Definisci qual è il tuo obiettivo e inizia a misurarlo. Dopodiché, una volta che hai fatto questo, ciò che devi fare è guardare i tuoi risultati e confrontarli con i tuoi risultati di qualche tempo prima. Quindi, esempio stupido, se vuoi perdere peso, ok, oggi ero 80 kg, tra 2 settimane sono 79, perfetto, sto andando nella giusta direzione. Ma non puoi fare un confronto con una persona che nello stesso tempo ha perso 5 kg, perché non ti interessa. Quello che interessa a te è migliorare la tua situazione giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e mese dopo mese. In questo modo avrai un progresso costante e la persona che devi, diciamo, sconfiggere, anche se è brutto un termine, diciamo la persona che devi superare è la tua versione del giorno precedente. C'era, non ricordo chi era lo scrittore che faceva questa affermazione, ma praticamente diceva che ogni giorno noi dovremmo essere delle persone migliori di noi stessi del giorno prima, il che stava a rappresentare un miglioramento continuo. Quindi oggi, se mi guardo indietro di un anno, sono una persona cresciuta, evoluta, più esperta, più consapevole, più tutto quello che vogliamo. Ok, e questo è il paragone che noi dobbiamo fare, dobbiamo confrontarci con noi stessi e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Per cui, per riassumere, queste due cose. La prima, non confrontarti con gli altri, perché non serve, confrontati solo con te stesso. E due, devi misurare. Per poter capire se stai effettivamente progredendo, devi misurare ciò che ti interessa. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. Smetti di guardare gli altri e pensare, ah, vorrei essere come lui, vorrei avere lo stesso risultato, perché cambia tutto, cambiano le condizioni da cui partiamo e già questo di conseguenza ci porta a un risultato diverso, perché se tu dici voglio essere multimiliardario senza lavorare, come quello però viene da una famiglia iper ultra super miliardaria, ecco che è partita da delle basi diverse, quindi per ottenere lo stesso risultato dovrei fare azioni totalmente diverse. E questo è proprio il concetto, che le persone che ottengono un risultato non lo ottengono semplicemente in base all'azione che fanno, ma in base anche ad altre variabili che spesso non vediamo. Quindi o le variabili di partenza sono esattamente identiche, oppure i risultati che otteniamo a seguito di determinate azioni porteranno risultati differenti. Quello che noi possiamo fare è controllare la nostra vita, quello che facciamo, e fare un confronto con noi stessi. Per cui vuoi ottenere maggiori risultati, inizia a monitorarli, a misurarli e controlla giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, come ti ho detto, per capire se effettivamente stai facendo progressi, perché la persona da battere sei solo tu. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!